Salve a tutti ragazzi, mi chiamo Zorbetto e benvenuti in questo nuovissimo video di Super Mario 64 DS. La guida stavolta è la stella numero 105. Avevo il cursore, scusate, nel video. State attenti a questa stella, ragazzi, perché è davvero difficile. Siamo di nuovo sul pendio tiktoktato, la quarta stella del pendolo. Perché dico pendio? Non lo so. Del pendolo tiktoktato. Dovrete entrare quando la stanghetta lunga è sul 12, quindi in questo caso almeno vedrete tutto fermo e sarà molto molto più facile fare questo livello. Salta sul tuomp, toccami con Luigi e andiamo immediatamente. Allora, ragazzi, vediamo un po' che qui è tutto fermo, dato che appunto siamo entrati nella stanghetta lunga nel 12. Perfetto, è tutto fermo. Questo ci faciliterà molto. Allora, dobbiamo scalare il pendolo, non il pendio. Accidentami quando dico pendio. Dovremo scalare il pendolo del tutto, ragazzi, del tutto, ma davvero del tutto. Avete capito? Del tutto, sì, del tutto. Allora, appunto, aspetta, ma cazzo, ok. Allora, andiamo di qua, di là, di su e di giù, tanto lo scaliamo. Questi ingranaggi per fortuna che sono fermi, è praticamente quasi essenziale che sia tutto fermo, vi faciliterà davvero moltissimo la scalata, poi vedrete un pochino meglio adesso quando arriviamo in cima come si fa. Allora, qui proseguiamo di qua, di su, poi allora dove dovrete andare verso di qua. Poi vedete che qui cosa fate? Fate una bella piroetta, eccola qua, arrivate a questo punto qui. Poi scalate ancora, qui un'altra bella piroetta oppure un salto triplo, fate come vi pare, insomma. Poi risalite di qua, risalite di qua. Voi ricordatevi sempre, se magari non riuscite a trovare la strada, cazzo, non prendiamo il cappello di Wario perché sennò davvero è finita. Ricordatevi sempre, non assolutamente andare in basso, andare sempre in alto, sempre in alto. Più alto andate e meglio è, più in alto andate e meglio è, capite? Perfetto, allora, se seguite questo concetto, allora le cose vi sembreranno tutte più semplici. Per scalare appunto questo pendolo serve proprio questo, andare sempre più in alto senza mai andare verso il basso. Naturalmente se si scala è ovvio che sia così, no? E ok, allora siamo quasi arrivati alla cima. Dovremmo essere appunto arrivati alla cima. Vedete la stella che è già di qua. È già di qua, vedete dov'è? È lì sopra quel tuomp. Infatti, livello non a caso proprio salta sul tuomp. Ok, allora qui dovrete stare attenti. Ci siamo già stati per fare la stella numero 2, mi sembra. Ok, qui dovrete saltare di qua. Ok. Adesso cosa dovrete fare? Ok, allora ragazzi, dovremo guardare verso il tuomp e saltare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Un bel saltone comunque è stato un bel saltone. Questo praticamente è l'unico modo. Provate però anche a fare una piroetta, magari di qua dovrebbe riuscirvi ugualmente. Allora, vedete ragazzi che no, forse no. Sì, forse, oddio, da di qua forse una piroetta riesce uguale. Boh, non lo so. Comunque penso di sì, ragazzi. Ok, allora siamo qua su questo tuomp. Adesso è molto molto facile. Cosa dovete fare? Salire sul tuomp e prendere la vostra amata stella. È davvero una stella abbastanza facile se voi fate tutte queste piroette, se voi utilizzate Luigi. Se non lo utilizzate, naturalmente non ci riuscirete di certo. Quindi, stella numero 105 presa, area 14, pendolo tiktoktato, salta sul tuomp, ce l'hai fatta, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, salve e continua. Falsavato, perfetto. Allora, nel prossimo episodio della stella numero 106 con Fiamma Zorbet. Naturalmente nemmeno in questo ce l'ho messo perché ho da finire le ultime animazioni e quindi per questo non l'ho messo. Comunque ve lo giuro, nel prossimo di sicuro ci sarà. Da Peperozorbet è tutto. Continuate a seguirmi, ragazzi. Ciao a tutti.